conosco il testo perché anche io ho letto in passato, e pure, ecco, riallacciandomi un po' al fatto mi è venuto in mente un po', tra l'altro ho letto proprio di recente l'importanza proprio del corpo nella nostra storia, quindi proprio se vogliamo dire, dal Medioevo ad oggi. E quindi, anche riprendendo il discorso di Michele, il fatto che sia stato anche durante il fascismo perseguitato, proprio anche partendo proprio dal suo corpo, no? Il corpo di una persona comunque vestita con degli stracci, denutrito, con delle piaghe, che emanava anche un odore malsano, perché ho letto anche quando, insomma, lo devono portare in ospedale, però prima lo lavano, lo ripuliscono e poi lo portano in ospedale. Quindi vedete come il corpo ha avuto un'importanza nella nostra storia sempre. E io, riprendendo, ecco, dal Medioevo, perché proprio nel Medioevo, insomma, c'è una riscoperta, nel senso che nessuna parte del corpo era lasciata al caso, diciamo così. Pensate che dalla gola, quindi anche per esempio l'indigestione, ho scoperto, veniva vista come un peccato, pensate. E i monaci praticavano il digiuno anche per non peccare in questo senso e per vivere più a lungo. Ma anche la scoperta, per esempio, delle lacrime, che fanno sempre parte del nostro corpo, veniva visto come qualcosa di positivo, perché avvicinava l'uomo a Dio, perché anche Cristo, insomma, aveva pianto in diversi passaggi, dalla risurrezione di Lazzaro all'entrata a Gerusalemme fino alla sua crocifissione, eccetera. Oppure il sangue. Altre parti del corpo come la testa, il ventre, il cuore hanno avuto sempre un loro significato, quindi l'importanza nella storia del corpo poi sancita anche durante quel periodo in particolare, no? Durante i regimi totalitari, dal nazismo al fascismo, quindi se il fascismo da una parte, insomma, il nazismo ne fece del corpo, insomma, sappiamo, no? Cosa ne fece, quindi dalla razza ariana, eccetera, eccetera. Quindi questo aspetto mi aveva colpito, come insomma tutta la storia di una persona umile, generosa. Anche a me aveva colpito molto questo fatto che lui fosse anche un messaggero d'amore, se non sbaglio era Frosolone, quella ragazza a cui andava a consegnare, insomma, questi biglietti amorosi, eccetera. Però, come giustamente diceva anche Sant'Agostino, la storia quindi di un paese, di una città, di un borgo, non è fatta semplicemente di pietre, di mura, di case, ma è fatta dai cittadini, dai cives che fanno un po' la storia di una comunità. E quindi Michele ha fatto la storia di San Biase in particolare, ma poi insomma di Limosano, anche se ha girato, come giustamente è stato ricordato, gran parte del Molise. Ora chiudo questa piccola parentesi perché io sono qui in veste, insomma, di presidente dei borghi a lettura, di cui fa parte anche Matrice. Però perché sono importanti queste storie in chiave turistica? Proviamo a ribaltare un po' il discorso. Sono importanti perché oggi il turismo è un turismo un po' diverso, sapete, insomma, se ne parla tanto, un turista che vuole vivere delle esperienze, si parla molto di storytelling. Io, per esempio, mi sono occupato in questo ultimo periodo per un grosso tour operator, Blu Serena, che ha villaggi turistici sparsi in tutta Italia, però in particolar modo me ne sono occupato in Abruzzo, in Sicilia, di proporre le storie le storie, insomma, di persone in particolare che avessero, insomma, animato la vita di alcuni borghi, di proporle in strutture turistiche, villaggi turistici, la sera. La sera è bello sentire raccontare, anche accompagnati da un musicista, le storie di alcuni personaggi che hanno fatto appunto rivivere quel borgo. E così mi è capitato, ad esempio, a Montesilvano Marina, dove c'è un villaggio turistico, pensate, che fa più di 1.000 posti, di raccontare, cioè non io in persona, io mi sono occupato dei testi, dei video, eccetera, però di raccontare la storia dei genitori di Rocky Marciano, partiti da Ripariatina. Sapete chi era Rocky Marciano? Uno dei più grandi pugili,
però erano partiti anche loro da Ripatiatina, quindi emigrato, il padre, tra l'altro Ripatiatina si celebra ogni anno un festival dedicato a Rocky Marciano, così come mi è capitato di raccontare i luoghi di Montalbano in Sicilia, quindi insomma, voi sapete, insomma, dico Montalbano perché penso a Camilleri, a quello che ha saputo raccontare. Oggi i luoghi di Montalbano, le storie di Montalbano sono diventate anche luoghi turistici. Quindi vedete come una storia può essere recuperata. Adesso, sempre per un altro tour operator, mi è capitato di raccontare la storia di un farmacista di uno speziale che ancora in tempi moderni, insomma, preferiva al posto dei farmaci preparare appunto dei farmaci con delle spezie, curare delle persone in questo modo. Però sempre nell'antico borgo, in questo caso di Limato, la famosa per i mercatini natalizi, in Campania, nell'antico borgo c'è un arco che riporta ancora il simbolo di Sculapio, che fa riferimento a questo speziale che ha vissuto in quel borgo. Insomma, per farla breve, le persone cercano le storie, e quindi anche la storia di Michele De Gole si può tranquillamente, può avere tranquillamente un risvolto anche in chiave storica, ma anche soprattutto turistica. Dico turistica perché è insomma un po' il marchio Borghi della Lettura, voi sapete, promuove il turismo culturale. Oggi siamo presenti in 14 regioni con più di 50 borghi. Il 15 settembre saremo a Bomasso per il raduno nazionale, ci sarà anche Matrice, ma la cosa particolare è che quest'anno siamo stati ospiti sia alla BIT di Milano, siamo stati ospiti della Fondazione Matera, in occasione di Matera Capitale Europea della Cultura, e lo abbiamo fatto sempre a costo zero rispetto anche, insomma, alle somme spese dalla regione, investimenti fatti in chiave turistica, dove si dice che il turismo è cultura, no? Però secondo me il turismo è innanzitutto business, e non è che lo dice solo Roberto, ma lo dicono insomma tutti quelli che ci lavorano seriamente col turismo. Quindi per far decollare davvero una regione, un borgo in chiave turistica, bisogna ragionare in termini di prodotto turistico, cioè qual è il prodotto. Non basta avere un sito, come anche ce l'ha la Regione Molise, che è una vetrina dei posti dove andare a vedere, ma se invece gli altri siti di altre regioni hanno proprio un prodotto che vendono, e vendere significa poi favorire tutto l'indotto. Insomma, mancano delle cose che insomma non ci permettono di decollare, in questo caso, a livello turistico. Certo, come Borghi della Lettura non ci occupiamo solo di Molise, ma ci occupiamo di ben 14 regioni. Non a caso, e chiudo, il nostro ambasciatore onorario del Borghi della Lettura è Patrizio Roversi, famoso conduttore televisivo in Linea Verde, ma anche uno dei turisti per caso con la moglie Susie Blair. Non ha ancora, abbiamo avviato una collaborazione perché grazie a Turisti per Caso, il sito, che è il sito dei più visitati a livello turistico, quindi a livello online, dove vanno tutti i turisti a scegliersi la vacanza, e anche quando abbiamo inserito i nostri pacchetti, diciamo, cioè i nostri più che pacchetti, diari di viaggio, pensate, solo uno che abbiamo inserito nel Friuli, che è dove c'è il nostro Borgo della Lettura, subito ha avuto più di 1500 visite. Ma visite di chi? Di turisti che vanno su quel sito a vedere. Così come Italia Slow Tourism, che è sempre un'idea di Patrizio Roversi e Susie Blay, ospita alcuni nostri contributi in inglese riservati solo a turisti stranieri. Quindi raccontiamo la possibilità di trascorrere le vacanze in questi borghi della lettura. Quindi vedete, ci sono delle ottime possibilità. Peccato che Molise purtroppo questo ancora non l'abbia capito a distanza di anni, però insomma vedremo se c'è spazio per recuperare. Però mi complimento ancora per il lavoro, non solo di Michele De Gole, perché insomma Michele Tanno, insomma, di libri ne ha pubblicati diversi, e il suo è anche un lavoro certosino di ricerca storica. Mi è piaciuto anche molto quello sul brigantaggio, insomma, sul Porfirio, Porfirio, sì, Achille. Achille Porfirio. Quindi insomma la riscoperta di queste storie, che ripeto, devono avere una valenza anche in chiave turistica, secondo me è fondamentale. Grazie.